Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Torniamo nei nostri studi abituali con la Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività del Centro Tecnico Federale e della squadra della Federazione Italiana Gioco Handball Campus Italia, dell'Accademia Federale in modo particolare. Centro Tecnico protagonista in questi giorni delle FIGH Finals, squadre da tutta Italia che stanno arrivando e che arriveranno per il prossimo mese, in modo particolare fino al prossimo 4 giugno. Come al solito, dunque, intensissimo il programma che riguarda il Centro Tecnico Federale. Di questo e altro parleremo con i nostri ospiti. Saluto con grande piacere l'assessore allo sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone. Grazie a voi per l'invito. E al suo fianco, nei nostri studi, è sempre un piacere ritrovare Silvano Sega, team manager delle Nazionali Azzurre di pallamano. Buon pomeriggio a tutti, salve. Tanti appuntamenti, dicevamo, per oltre 1200 tra atlete, atleti e addetti ai lavori. Parleremo tanto di pallamano in questa puntata, non soltanto però, perché vedremo come poi la pallamano può inserirsi all'interno di una programmazione più ampia con l'assessore Pantalone all'interno del territorio e quindi del Comune di Chieti. Prima di tutto però, dicevamo, FIGH Finals, si gioca in Serie A2 maschile, siamo giunti oggi alla terza giornata di partite, poi nel corso della prossima settimana toccherà alla Serie A2 al femminile, poi ancora categoria under 17 e categoria under 20 che si contenderanno lo scudetto giovanile. Facciamo il punto nel servizio. L'Abruzzo al centro d'Italia non è solo una frase fatta legata alla collocazione geografica della nostra regione. Quando si parla di pallamano, questo è un dato certificato dalle attività molteplici ed intense che ogni anno si svolgono all'interno della Casa della Pallamano di Chieti. Il Centro Tecnico Federale ha visto aprirsi giovedì scorso l'edizione 2023 delle FIGH Finals, un mese raccolto fra 3 maggio e 4 giugno, nel corso del quale verranno assegnate le promozioni in Serie A Gold e Serie A Silver maschili, in Serie A1 femminile, e subito a seguire gli scudetti delle categorie giovanili Under 20 e Under 17. In numeri, oltre 1200 atlete, atleti e addetti ai lavori provenienti da tutta Italia e in arrivo, o già arrivati nel caso della 2 maschile, sul territorio. E quindi un indotto per l'ennesima volta notevole sotto il profilo del turismo sportivo, delle presenze negli alberghi dell'area geografica, della provincia e non solo. Non è una novità per una federazione capace di convogliare in Abruzzo, con particolare riferimento a Chieti, appuntamenti di stampo nazionale ed internazionale. Solo da settembre a oggi la Casa della Pallamano ha ospitato, oltre all'attività quotidiana del Campus Italia impegnato in Serie A Gold, anche le finali di Supercoppa maschile e femminile e le sfide della nazionale femminile contro Bulgaria e Slovenia, valide per le qualificazioni ai mondiali 2023, capaci di esporre Chieti nella vetrina televisiva di Sky Sport. Adesso le finals: 4-7 maggio per la 2 maschile, 10-14 maggio per quella femminile e ancora dal 24 al 28 maggio la lotta per il tricolore Under 17, seguita a fine mese e ad inizio giugno da quella della categoria Under 20, dove peraltro saranno di scena anche diversi ragazzi del campus che intanto hanno fatto rientro ai club di appartenenza. Gli eventi giovanili si estenderanno peraltro anche nelle città di Pescara e Montesilvano, alla stregua di quanto avvenuto negli anni scorsi. L'elenco è lungo, il calendario è fittissimo, l'Abruzzo è pronto. Nel servizio abbiamo fatto il punto anche con una infografica che ci ha permesso di fissare da un punto di vista temporale quello che accadrà, quello che sta già accadendo, perché come dicevo si sta giocando già per quanto riguarda la Serie A2 al maschile, si corre in modo particolare per 2 promozioni, quella in Serie A Gold e l'altra in Serie A Silver. Tanti eventi, dicevamo, tanti appuntamenti ce ne sono stati, continueranno ad essercene in Abruzzo, e questo, anche questo naturalmente, ha permesso, assessore Pantalone, al Comune di Chieti di intraprendere una strada ambiziosa, certamente quella della candidatura alla Città Europea dello Sport per il 2025. Prego Andrea Di Fabio, che intanto ci assiste in regia, anche di mostrarci le immagini che abbiamo preparato e il logo che è stato realizzato appunto per questa candidatura. Certamente, e l'attività del Centro Tecnico Federale nel nostro Pala Santa Filomena è stato un punto di partenza, un punto cardine importante di questa candidatura, per tutto quello che insieme alla Federazione Italiana Gioco Handball abbiamo fatto su quell'impianto e per tutto quello che come amministrazione comunale abbiamo fatto nei nostri 18 impianti sportivi cittadini, sia nei 16 a gestione diretta che nei 2 a gestione diretta, su quelli a gestione indiretta, appunto sui 16
di cui parlavo poc'anzi, abbiamo efficientato le gestioni, abbiamo riqualificato le strutture, lo abbiamo fatto intercettando finanziamenti, lo abbiamo fatto attraverso i gestori pro tempore degli impianti, su quelli a gestione diretta siamo riusciti comunque a intercettare fondi che ci hanno consentito di efficientare i nostri impianti da un punto di vista strutturale. Ecco, il tutto corredato dai tanti eventi nazionali e internazionali ospitati in questi anni hanno fatto sì che la nostra candidatura a Città Europea per lo Sport per il 2025, ricordo il premio di Access Europe con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, di Sport e Salute S.P.A. e dell'UNESCO e di tante altre insomma, istituzioni di carattere nazionale e internazionale, appunto abbiamo avuto questa accettazione della candidatura e proprio in giornata odierna abbiamo ricevuto la conferma della, per quello che riguarderà poi la fine di giugno e i primi di luglio, sarà nella nostra città la commissione di Access Europe per quello che poi sarà la fase 2, ossia il sopralluogo sui nostri impianti, e poi tra il mese di settembre e il mese di ottobre si diverrà a quella che poi è la designazione della Città Europea per lo Sport del 2025. Già però il fatto che la nostra candidatura sia stata accettata è una certificazione dell'ottimo lavoro che abbiamo come amministrazione compiuto in questi 2 anni e mezzo o poco più. Ecco, tante sono le strutture che abbiamo riqualificato e quelle che ci accingiamo a riqualificare, perché ricordo insomma, che abbiamo attraverso per esempio un finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 1,5 milioni di euro, provveduto già ad affidare i lavori per quello che sarà l'efficientamento energetico di un altro impianto importante della nostra città, che è il Pala Colle dell'Ara, con 500.000 euro. Andiamo a predisporre sia tutto quello che è l'impianto fotovoltaico, ma anche con batterie d'accumulo per rendere quella struttura autosufficiente da un punto di vista energetico e sostenibile da un punto di vista economico per il nostro ente. Con l'altro 1 milione di euro andremo a realizzare la cittadella dello sport outdoor, proprio in una posizione limitrofa al centro tecnico federale della pallamano Pala Santa Filomena e allo stadio Angelini, e vicina anche allo stadio del baseball. Amiterno Outdoor cos'è? È sostanzialmente la cittadella dello sport all'aria aperta, quindi ci sarà uno skate park, ci sarà appunto un percorso vita e natura, ci sarà una serie di attività che si svolgeranno all'interno di campi polivalenti che siamo prossimi alla realizzazione. Abbiamo in entrambi i casi già affidati i lavori, ma stiamo riqualificando l'ex circolo tennis di San Martino, una struttura abbandonata per tanti anni, con un finanziamento regionale di 150.000 euro. A breve partiremo con i lavori per un importo di 90.000 euro sullo stadio Angiolini. Insomma, tutto questo ovviamente ha fatto sì che la nostra candidatura potesse essere accettata e ovviamente incrociamo le dita per quelli che saranno i passaggi successivi. Silvano Seca, ovviamente mi viene da dire che era quasi da dare per certo l'inserimento all'interno di questa candidatura, la presenza poi del Centro Tecnico Federale, che è sempre più stato dalla sua nascita fino ad oggi un punto di riferimento per il territorio, non soltanto poi per l'attività della federazione, lo è diventato, ne abbiamo parlato tante volte, anche per la cittadinanza, per la comunità teatina. Ma innanzitutto il Centro Tecnico Federale inizia, diciamo, la sua gestione con questa amministrazione. È casuale anche il fatto, perché proprio si inizia di pari passo, e quindi è evidente che il Centro Tecnico Federale rappresenti per la città di Chieti e per l'amministrazione comunale, devo dirlo, un vanto. Ricordiamo che nel Centro Tecnico Federale noi abbiamo messo a disposizione una struttura che la stiamo efficientando con gli ultimi passaggi che avverranno a breve. L'abbiamo messa a disposizione di tutta la cittadinanza. Faccio un esempio banale: domani, nonostante ci siano appunto le finals, domani mattina presso il Centro Tecnico Federale si svolgerà una manifestazione organizzata dal Provveditorato agli Studi regionale di baseball, no? Di baseball indoor. Quindi voglio dire, la struttura è al servizio della comunità, al di là poi, ripeto, della specificità del nostro sport, perché non è che ce lo nascondiamo, è un impianto che adesso ha una vocazione pallamanistica, ma che sicuramente è a disposizione fin quanto è possibile per la comunità. Questo
credo che sia un grande risultato, perché un impianto, oggi io che ne giro tanti, impianti che siano ben manutentati e ben gestiti, con le grosse difficoltà che ci sono sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria sia nella gestione per i costi impressionanti delle utenze, diventa sempre un aspetto qualificante. Candidatura inoltrata, accettata, assessore, adesso quali sono gli step temporali successivi? Il prossimo step, quello imminente, è quello che accennavo poc'anzi, ossia la visita che riceveremo da parte della commissione di Access Europe e di Access Italia, che valuterà la nostra impiantistica sportiva, che già è stata valutata su carta, ma ovviamente sarà poi corredata da una serie di sopralluoghi che avverranno tra la fine di giugno e i primi di luglio. È ovvio che già c'è stata una valutazione anche rispetto a quelli che sono stati grandi eventi sportivi ospitati in questi anni e diceva bene prima Silvano Seca, in ordine a tutto quello che rappresenta per noi, per la nostra città, per la nostra amministrazione, il Centro Tecnico Federale della Pallamano, nel nostro Pala Santa Filomena, perché quando abbiamo iniziato, ci eravamo appena insediati, a ragionare insieme alla FIGH su tutto quello che avremmo potuto in maniera sinergica fare su quella struttura, con l'affidamento pluriennale, ultradecennale, compreso anche di proroga della struttura, la Federazione Italiana di Pallamano, si è puntualmente verificato con il totale rispetto del cronoprogramma, oltre 500.000 euro investiti dalla Federazione sulla struttura, che è palesemente e visibilmente riqualificata sia da un punto di vista strutturale che estetico, e ovviamente tutta quella mole di grandi eventi che non mi stancherò mai di ricordare, ma che soprattutto ci accingiamo nuovamente ad ospitare, perché ricordo il grande successo degli europei under 19 femminili, che hanno portato in città tutte le delegazioni, oltre che veramente una mole di spettatori importante, ed era peraltro in una fase ancora pandemica, quindi neanche abbiamo potuto dare massimo risalto ad un potenziale enorme che era quell'evento, ma ovviamente adesso come ricordavate prima, proprio in questi giorni, un'ulteriore competizione, in questo caso a livello di club importante, ma insomma tanti sono i grandi appuntamenti. Il Centro Tecnico Federale, ripeto, è stato il punto cardine di questa candidatura. Noi crediamo molto in questi modelli di gestione, perché la gestione indiretta dell'impiantistica sportiva cittadina, specie se poi viene svolta in favore di federazioni che dimostrano di voler investire sui territori, mette insieme tanti aspetti: l'efficientamento dell'impiantistica, la sostenibilità economica per l'ente locale, una collaborazione, una cooperazione piena nell'interesse dello sport e nell'interesse della nostra città. Ecco, questo è un modello vincente, ma poi, ripeto, non possiamo neanche non sottolineare insomma, ancora una volta l'importanza di quanto la federazione stia facendo con i giovani attraverso i propri progetti federali. Ecco, noi crediamo molto nel binomio dello sport, sia per quella che è la propria attività giovanile che per quella che è la propria attività agonistica, e insomma, la FIGH credo che stia facendo al meglio entrambe le fasi. In questo poi, Silvano Seca, si inseriscono anche gli eventi di questi giorni, di questo mese, perché insomma, noi diamo poi per scontato che tanti eventi, tutti gli eventi, soprattutto di questo tipo, si svolgano qui, perché qui c'è il centro tecnico. Ricordiamo però che l'anno scorso, ad esempio, le Under 17 si erano svolte in un'altra area geografica, in modo particolare in Veneto, perché poi il movimento della pallamano brama per ospitare questi appuntamenti, quindi è sempre, non è mai una cosa scontata che tutto si faccia qui sul territorio. Non è scontato, questo lo si ha perché per il centro federale, e lo si ha perché c'è una disponibilità logistica assolutamente all'avanguardia, sia dal punto di vista proprio di impianti sportivi, perché come hai ricordato all'inizio, tali e tanti sono gli eventi che noi siamo necessariamente obbligati, ma non obbligati, è anche un piacere ospitarli in altre strutture. Noi si giocherà a Pescara, si giocherà a Montesilvano, quindi significa che gli impianti vengono utilizzati tutti. C'è una importante disponibilità logistica dal punto di vista alberghiero, perché sia su Chieti che sulle zone limitrofe gli alberghi sono disponibili a prezzi accessibili, e quindi questo permette di avere una logistica dal punto di vista competitivo, dal punto di vista di fruibilità
abbastanza buona e positiva, e questo per noi è un grande vanto. E poi c'è il fatto che la città di Chieti, attraverso questo strumento che, come avete già detto voi, sia l'assessore che tu, del turismo sportivo, ha una cartina di tornasole incredibile. Vi farei vedere quante persone vanno a vedere la città alta, diciamo, per rendersi conto delle bellezze di Chieti, e quante persone restano meravigliate dalla comodità di avere il mare vicino, la montagna altrettanto, una città stupenda come Chieti dal punto di vista turistico. Quindi sono elementi che forse noi non ce ne rendiamo abbastanza conto, ma non so quanto costerebbe fare un piano di promozione geografico come facciamo noi col turismo sportivo. Credo che sarebbe un costo folle. Basti pensare alla visibilità che si ha su Sky, ogni partita internazionale va in diretta a Sky, quindi io credo che questo sia un grande merito del Centro Federale, della federazione che rappresento. Ecco, assessore, da questo punto di vista volevo chiederle com'è cambiata, se è cambiata la percezione poi della città di Chieti, anche del brand, chiamiamolo tra virgolette, Chieti, ecco, su mondi che magari prima non l'avevano percepito, e che anche grazie al centro tecnico, grazie alla esposizione mediatica assicurata dal centro tecnico, al fatto che tantissime squadre, quindi tanti appassionati, addetti ai lavori, tifosi, atleti raggiungono il territorio. Come è cambiata in questo periodo in cui il centro tecnico poi è stato attivo a Chieti? È corretta la definizione di brand, perché proprio attraverso, ecco, queste attività, si ricordava prima della mole di eventi internazionali, che siamo riusciti a far scoprire le bellezze della nostra città, e sono tantissime, ed è anche retorico dirlo, nel senso che abbiamo un patrimonio storico culturale veramente immenso, oltre che una collocazione geografica. La nostra città, nell'ambito ovviamente di una provincia straordinaria come la provincia di Chieti e di una regione bellissima come l'Abruzzo. Ecco, quando parliamo di brand parliamo proprio di promozione turistica della nostra città attraverso lo sport, in questo caso attraverso la pallamano, e abbiamo sempre cercato, proprio insieme alla federazione, lo ricorderà bene Silvano Seca, ogni qualvolta ci siamo trovati in presenza di eventi di una certa rilevanza con squadre che provenivano da, insomma, tutte le parti d'Europa o del mondo, abbiamo sempre cercato di coordinare anche una visita in città con tutta quella che era una anche manovra sinergica tra il polo museale, tra tutte quelle che sono le bellezze storiche della nostra città, il nostro teatro cittadino. Insomma, abbiamo sempre cercato di fare in modo che la città potesse beneficiare appieno dell'attività sportiva in generale, in questo caso dell'attività della pallamano. Ecco, e poi un altro aspetto, a mio modo di vedere, rilevante è il beneficio che è indubbio ne trae l'indotto economico, e sia quello ricettivo che quello più strettamente legato al commercio di una città, in questo caso della nostra città, perché ovviamente è inutile dirlo che il numero di persone, che sia per quello che riguarda le delegazioni che per quello che afferisce al pubblico, durante un grande evento sportivo è massimo non solo nel giorno dell'evento, ma già nei giorni antecedenti e probabilmente nei primi giorni successivi. Ecco, questo significa anche creare dei meccanismi di condivisione con le associazioni di categoria, ma ricordo in questi anni anche dei tanti incontri fatti nel Centro Tecnico Federale con il presidente nazionale della FIGH Pasquale Loria, con il tessuto economico della nostra città. Noi come amministrazione abbiamo sempre cercato di fare da collante tra tutte queste parti in causa, proprio perché crediamo fermamente nel concetto di promozione del territorio, di promozione turistica di una città attraverso lo sport, e i fatti devo dire che ci danno ragione. Silvano, ti rigiro la domanda, nel senso che, ecco, tu vieni da questo territorio, lo conosci, lo senti da un punto di vista, ecco, epidermico in maniera importante, quindi centro tecnico prima, centro tecnico adesso, e percezione della comunità teatina, secondo te, della cittadinanza di Chieti? Ma a parte il fatto che la pallamano credo che sia uno sport molto radicato su Chieti, c'è una realtà, una società sportiva che, tra l'altro, faccio un inciso, sabato si gioca la promozione in Serie A2, quindi è una piccola parentesi, dicevo.
c'è una realtà pallamanista che è dal 75 che esiste, io credo che sia la società sportiva più vecchia della città di Chieti, adesso al di là dei cambiamenti societari, delle varie realtà che esistono, ma sicuramente la pallamano rappresenta la realtà sportiva più vecchia della città, ed è una città ed è una presenza molto attiva, perché la pallamano, sfruttando il centro federale, per esempio, ha un'attività scolastica importantissima. Tutte le scuole di Chieti ci hanno contattato per fare delle attività con i vari progetti emanati dal Ministero. Poi c'è la realtà commerciale, come diceva giustamente l'assessore. Noi con il commercio, io credo che siano i commercianti percepiscano sistematicamente quando c'è, anche se non dovessero venirlo a sapere, ma quando c'è uno stage lo percepiscono, perché i nostri finiti gli allenamenti i ragazzi vanno in giro, acquistano, vanno a cena, occupano pizzerie, ristoranti, o vanno presso i centri commerciali o vanno presso i negozi a fare quello che degli acquisti. Quindi questo credo che sia la vera percezione. Come diceva l'assessore prima, l'anno scorso, due anni fa, sono fatti qua i campionati europei under 19 femminili, che nonostante fossero ai margini del primo periodo pandemico, ha visto la partecipazione di genitori, di ragazze che venivano dalla Spagna, dalla Croazia, dalla Finlandia. Io non credo che loro conoscevano la città di Chieti, io credo che questo è uno strumento assolutamente irrinunciabile, e quindi è un grande risultato. Non la conoscevano ed hanno imparato ad amarla in questi anni i ragazzi del Campus Italia, squadra federale che per quanto riguarda il biennio 2004-2005 volge al termine del suo percorso biennale all'interno dell'Accademia Federale. Vanno avanti le selezioni per gli atleti del biennio 2006-2007, vediamo il servizio. A cavallo tra il vecchio ed il nuovo Campus Italia. Sono giorni particolari, inusuali nella casa della pallamano di Chieti, con la stagione agonistica conclusa lo scorso 15 aprile e gli occhi tutti sui playoff scudetto. La stagione della squadra federale, edizione 2004-2005, volge al termine. Ancora qualche settimana di allenamento, il tempo di pensare alla chiusura dell'anno scolastico, ma nel frattempo per i ragazzi del campus sono settimane frenetiche. Da un lato l'esperienza, che si concluderà definitivamente con una festa di saluto, che si prepara a concludersi. D'altro canto siamo di fronte ad atleti di 17 e 18 anni, tutti con un futuro ancora da scrivere, con un bagaglio tecnico, sportivo ed umano che potrà arricchire in maniera inestimabile il movimento dei club italiani. E infatti sono giorni particolari, si diceva, perché sono giorni di decisioni: chi andrà dove, chi giocherà in quale club, chi sceglierà quale strada. Una cosa è certa, la pallamano sarà ancora una volta al primo posto per un gruppo di atleti che ha avuto l'onore e l'onere di fare da apripista alle generazioni successive. A proposito, prende corpo la lista del nuovo Campus Italia. Il progetto andrà avanti e sarà dedicato per i prossimi due anni agli atleti nati nel biennio 2006-2007. Il principio è proprio questo: restituire al movimento un nucleo di giocatori pronti per l'alto livello e crescerne di nuovi, ancora sotto la guida del direttore tecnico Riccardo Trillini. Selezioni ultimate, gruppo pressoché individuato. Il banco di prova sarà enorme. Non solo il cambio di vita e di scuola, con lo staff federale incaricato di accompagnare nei primi mesi di transizione i giovanissimi del nuovo campus, ma anche sul campo la partecipazione alla nuova Serie Silver, la categoria a girone unico da 12 squadre introdotta dalla federazione proprio in occasione della prossima stagione, metterà i giovanissimi di fronte ad avversari di prim'ordine, a squadre esperte e con grandi ambizioni. Ma la filosofia del campus è proprio questa: alzare l'asticella e costruire giorno dopo giorno il futuro della pallamano italiana. Assessore, anche questi sono dei brand ambassador, si chiamano così nel linguaggio che in voga, diciamo, perché sono ragazzi che hanno vissuto due anni a Chieti, insomma sicuramente ci avranno lasciato un pezzo di cuore, perché hanno vissuto in una fase della loro vita un'esperienza davvero incredibile e adesso andranno in giro per l'Italia e potranno raccontare di quello che hanno vissuto. Beh, insomma, questo è un progetto veramente straordinario della federazione, perché ha accompagnato questi ragazzi da un punto di vista sportivo, da un punto di vista formativo, con tutto quello che insomma veramente ne consegue in una fase della crescita di un giovane, che ovviamente è particolarmente importante, e credo che sia questa la via per
far sì che ci siano sempre più giocatori italiani di qualità e di livello. Ecco, io credo che se questo progetto fosse emulato anche da altre federazioni, si risolverebbero buona parte dei problemi che alcune discipline sportive hanno in ordine alla, ecco, definizione anche dei talenti nostrani rispetto a ciò che anche giustamente si va a prendere sul mercato da varie parti d'Europa e da varie parti del mondo. Però ecco, se si vuole veramente puntare sull'attività federale, non si può prescindere da un progetto come questo, che è non solo innovativo ma, come dicevo prima, è anche formativo, perché chi investe sui giovani merita un plauso. Ecco, quindi veramente, veramente qualcosa di importante. Silvano, l'abbiamo ascoltato nel servizio, 16 vanno via. Vanno via vuol dire che vanno nei club di vertice della pallamano italiana, altri 18 arriveranno, tutti più piccoli, tutti del biennio inferiore. È il momento di tirare una linea per un bilancio di quello che è stato, e poi le risposte, i feedback di quelli che devono arrivare, dei ragazzi che devono approdare a Chieti, è anche un po' un termometro di quello che è stato fatto nel biennio precedente. E infatti mi preme dire, insomma, quello che... noi quando facemmo la prima selezione fu fatta una selezione di 20 talenti, di questi 20 talenti 6 rinunciarono, e noi poi siamo andati su, mi permetto di dire, ragazzi che avevano meno qualità rispetto ai primi 20. Adesso abbiamo fatto una prima selezione di 15 talenti, di questi 15 non abbiamo alcun diniego, quindi questo significa che il campus ha lavorato bene e ha lasciato dietro di sé una buona, un buon, tra virgolette, ricordo, anche se non è un ricordo, ma insomma siamo in piena attività. C'è da dire che ci sono tanti aspetti da migliorare dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista nostro come federazione. Infatti in questi giorni ci sono un sacco di contatti proprio per capire quali sono gli aspetti che vanno migliorati. Di sicuro c'è la garanzia di un gruppo di lavoro eccellente, c'è la garanzia di una logistica che è veramente favorevolissima sia per la tranquillità della nostra città sia per il centro federale dove alloggiano, le scuole che si sono dimostrate ampiamente disponibili, e quindi tutto questo fa sì che è stato confezionato un prodotto assolutamente eccellente, anche se il termine sembra roboante, ma lo posso dire senza tema di smentita. Indubbiamente. Il tempo è tiranno, allora andiamo in pausa. Nella seconda parte parliamo di nazionale, rapidamente di eventi a Chieti e poi ci salutiamo. So già che tutto quello che abbiamo vissuto insieme sarà un ricordo indelebile. Ora che siamo quasi alla fine ed è di nuovo tempo di pensare al domani, è normale avere un po' di paura. Ma non una paura che ti blocca, è più adrenalina, è come quella che senti prima di una partita. E allora c'è solo una cosa da fare: scendere in campo e dare il massimo.
Non è bastata una grande prova lo scorso 27 aprile a Vigevano alla nazionale maschile per centrare la qualificazione ai campionati europei del 2024, 31-29 sconfitta contro la Polonia, poi il successivo 30 aprile tutto complicatissimo, pressoché impossibile sul campo dei campioni olimpici della Francia. Nel frattempo dal resto d'Europa sono arrivati risultati che hanno certamente lasciato un po' di amaro in bocca, perché hanno garantito la qualificazione in una formula certamente rivedibile da parte della Federazione Europea, che ha favorito appunto squadre come Georgia o Bosnia Erzegovina, che rispetto all'Italia affrontavano avversarie certamente meno quotate e soprattutto meno interessate al risultato finale. Le parole del direttore tecnico Riccardo Trillini dopo la sconfitta in Francia. Era difficilissimo, lo sapevamo alla vigilia. Era una Francia, è vero, con le assenze, ma la Francia non ha seconde linee in questo momento, e anzi erano giocatori che si sono tutti voluti mettere in mostra, e in più gli altri campi d'Europa sono andati diversamente, forse anche in alcuni casi in maniera inimmaginabile. È il brutto di questa formula. Diciamo semplicemente scandaloso, e lo so che qualcuno dirà che io sto prendendo delle scuse, ma io penso che non esiste un regolamento del genere in nessun sport. Siamo una squadra che è entrata come quarta nel ranking, ha strabattuto quella che è terza in classifica a 4 punti, e quindi questo è tutto dire, però è andata. Oggi sarebbe stato difficile anche metterla sul piano della differenza reti, perché come hai detto tu, mentre si gioca con la seconda squadra macedone è un altro tipo di squadra, la seconda squadra della Francia ha già un livello incredibile, lo abbiamo visto a inizio partita, quando anche per questa volta, come in Polonia, c'era un pivot immarcabile. Cosa ci dice e ti dice questo girone di qualificazione che chiudiamo con le due vittorie ampie, nette contro la Lettonia e soprattutto la super prestazione che non è bastata però contro la Polonia? Ma contro la Polonia ti dà proprio la dimensione di quello che è l'Italia adesso. Quella è stata una partita vera. Per cui quando tu arrivi, anche la Francia ha vinto di 10 o di 11 con la Polonia, per cui non possiamo avere un riferimento come la Francia, ma con la Polonia il riferimento è stato un successo da un punto di vista della crescita della pallamano italiana, della squadra. Chiaramente per qualificarsi a queste grandi situazioni che ci farebbero crescere ancora di più, perché io ricordo a tutti quanti che noi affrontiamo squadre che quando giocano mondiali europei si preparano per 60 giorni e fanno in un mese, tra amichevoli e partite, ne fanno 17-18. Noi 17-18 non le facciamo tra le amichevoli neanche in un anno, per cui è troppo importante arrivarci. Io penso che dovremmo fare qualcosa per farci sentire, perché noi siamo, secondo me, più forti delle terze in classifica che si sono qualificate. Per cui è forse anche una battaglia da fare, perché l'Italia ha bisogno di questa cosa. Sì, sì. Abbiamo ascoltato le parole del direttore tecnico Riccardo Trillini. Silvano, sono state due partite, soprattutto quella con la Polonia, che ci hanno lasciato un pochettino di amaro in bocca. Arrivavamo con tante aspettative, forse poi anche troppe, perché perdiamo di vista il percorso di questa nazionale. Noi arrivavamo a giocarci la qualificazione, ma partivamo dall'ultima fascia, quindi dal quarto posto all'interno delle urne. Quindi intanto abbiamo dovuto superare lo scoglio della Lettonia, l'abbiamo fatto brillantemente, e poi insomma la Polonia comunque è una squadra, è un movimento con due squadre ai quarti di finale di Champions League, insomma enormemente più avanti a livello di club, a livello generale, rispetto in questo momento al nostro. Polonia-Italia, in Polonia c'erano 10.000 spettatori, quindi questo è, la Polonia è 12esima nel ranking, noi siamo 27esimi. La Polonia ha fatto i campionati europei, li ha organizzati, non è andata bene, ma li ha fatti. E quindi sono una serie di, come posso dire, di situazioni che certe volte io sono quello che continuava a dire: ma perché noi dobbiamo battere la Polonia? Siamo fino a 3 minuti alla fine, eravamo in vantaggio. Ma non è questo, il movimento è in crescita importante, ma deve avere la forza di continuare a crescere. E questo è un aspetto molto tecnico, molto politico, che è chiaro che non è che è da discutere in una trasmissione fatta per appassionati in questa maniera, però sicuramente ci sono dei passaggi che vanno fatti. Noi stiamo crescendo tantissimo, la qualità del lavoro si vede, in Francia siamo stati
surclassati all'inizio perché era una partita particolarissima, anche lì c'erano 8-9 mila spettatori. Tu hai detto prima i campioni olimpici, forse ti sei dimenticato di dire vice campioni del mondo, campioni olimpici, tri campioni olimpici, quindi stiamo parlando ci vorrebbe una trasmissione a parte, ci vorrebbe, per la Francia ci vorrebbe una trasmissione a parte, però anche lì ci hanno elogiato, tutti sanno del Campus Italia, sembra un paradosso ma tutti fanno elogio per il Campus Italia, quindi sono situazioni che andrebbero approfondite per, in maniera più chiara, per evidenziare come il nostro movimento è in forte crescita. Siamo in chiusura, io vi ricordo rapidamente, intanto che si giocano le finals, allora possiamo vedere dove trovare tutte le informazioni, federhandball.it/finals2023, dove potete trovare anche il live streaming di tutte le gare. Domenica si concluderanno le finals di Serie A2 alla maschile, poi già da mercoledì prossimo invece toccherà alle donne, toccherà al femminile, tutte le gare sono in diretta, come vedete, sul canale YouTube della Federazione Italiana Gioco Handball, poi qualche replica anche potrete trovarla all'interno proprio della programmazione di Rete 8, che è sempre molto vicina alle attività della federazione. Territorio, pallamano regionale, come diceva nella prima parte Silvano Seca, il Chieti combatte per la promozione in Serie A2. Vediamo rapidamente la classifica con Cus Ancona, Chieti e Handball Club Pescara, 17 punti per il Cus Ancona, Chieti a 14, Handball Club Pescara in questa fase nella quale si combatte per la promozione. Vediamo anche il prossimo turno nella grafica successiva, il prossimo 6 maggio, Cus Ancona che affronterà il Chieti, Città Sant'Angelo contro il Falconara. Grazie Assessore Pantalone per essere stato con grazie noi. Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Grazie a Silvano Seca. Grazie e buona serata. E noi con la Casa della Pallamano ci ritroviamo nelle prossime settimane. Buona pallamano a tutti, alla prossima.